Partita il 3 aprile la metropolitana leggera, servizio tanto atteso, un progetto nato tanti anni fa, finalmente parte con ottima sinergia tra Comune e Aires, il servizio è partito. Un servizio che ha una frequenza con autobus ogni mezz'ora, che parte dalla stazione, dalla ferrovia, attraversa il centro della città, arriva ai confini di Avellino, perché per gli avellinesi valle, e ritorna indietro, sempre attraversando la città per chiudere questo anello di nuovo alla ferrovia. Il servizio incomincia ad andare bene, funziona, il cittadino incomincia a prendere, quindi è un servizio che andrà, se un domani sostituirà quello con la gomma, ovviamente sarà un servizio in piena efficienza. Il futuro è quello di sostituire il servizio che abbiamo sulla gomma con i filobus, cioè queste linee che al momento che abbiamo sulla gomma che attraversano il centro della città dovranno essere poi sostituiti con i filobus. Il biglietto che si utilizza sulla gomma viene utilizzato anche per quello sulla metropolitana leggera. Lo stesso cittadino che ha l'abbonamento su gomma utilizza la metropolitana leggera, quindi il cittadino in questo momento ha un servizio in più, ma nessun costo aggiuntivo. Può essere molto utile alla città di Avellino, dovrebbe essere un po' più lungo il percorso, però per il momento va bene così. Il servizio sta andando abbastanza bene, senza intoppi per adesso sulla viabilità. Hanno comunque molte persone che lo prendono, specialmente in direzione, diciamo sud, dalla stazione verso valle. Userò questo mezzo per andare a scuola e per andare agli scout. Da piccola già c'era, perché sono proprio originaria di Borgo Ferrovia, Avellino, quindi dove è la stazione, c'erano i bus con il filo elettrico, appunto. Però questa esperienza è molto bella.